Prestito con diritto di riscatto, questa è la formula con cui Frank Canutia dovrebbe passare nelle prossime ore dal Pescara al Parma. Che la trattativa fosse ben avviata lui si era capito con il direttore sportivo dei gialloblu Faggiano, che ha individuato nel senegalese il rinforzo giusto per rinforzare la mediana a disposizione di Roberto D'Aversa. Ma tra gli emiliani ed il delfino l'asse di mercato potrebbe non essere concluso qui. Al di là dei nomi di Galano e Da Cruz, che eventualmente potrebbero rinforzare la prima linea di Luciano Zauri, l'idea, secondo l'edizione del Corriere dello Sport, è quella di scambiarsi Brugman e Dezzi. L'uruguaiano andrebbe ai parmensi con il centrocampista rosetano, che farebbe la strada inversa per mettersi a disposizione dell'allenatore biancazzurro. Sempre secondo il quotidiano sportivo, continua il pressing della società di Daniele Sebastiani per Nicolas Pierini del Sassuolo, mentre per bocca del direttore tecnico Giorgio Repetto sarà difficile, se non impossibile, arrivare a strappare Daniel Ciofani al Frosinone. È una pista complicatissima, ha detto il dirigente, parlando dell'eventualità di una trattativa con i gialloblu di stirpe. Ci sono pochissime possibilità di portarlo in biancazzurro. A mio parere rimarrà ancora una volta a Frosinone. Problemi di valutazione? Non solo, sono sincero. Ciofani per il Frosinone, come Totti per la Roma. È una bandiera, ma davvero credo che resterà in ciociaria, così Giorgio Repetto. A questo punto c'è da trovare l'uomo che possa non far rimpiangere troppo Leonardo Mancuso, in procinto di tornare alla Juventus per essere nuovamente girato in prestito all'Empoli, che da ieri ha ufficialmente un nuovo allenatore. Dopo l'addio di Andrea Azzoli, sarà un ex biancazzurro come Cristian Bucchi a raccogliere l'eredità del tecnico passato al Genoa per rimediare all'inopinata retrocessione nell'ultimo turno di campionato. A proposito di panchine, ne restano ancora due senza padrone, quelle dello Spezia e del Trapani. Il primo nome sul taccuino della dirigenza ligure, Vincenzo Italiano, protagonista di un'impresa proprio sulla panchina granata con la promozione in Serie B. I trapanesi invece, dopo la grande gioia, vivono un momento delicato. C'è una sola proposta per l'acquisizione dei siciliani. Il passaggio societario tra Heller e De Simone sarà formalizzato in queste ore davanti al notaio, poi si passerà velocemente all'iscrizione con il pagamento degli stipendi arretrati alla squadra e allo staff tecnico, quindi all'individuazione del direttore sportivo e del nuovo allenatore.